è la partita più importante per la Nocina degli ultimi 10 anni. È la gara secca dei playout contro il Francavilla, in uno stadio San Francesco caldissimo e vestito con l'abito delle grandi occasioni. Chi ha la meglio resta in Serie D, chi perde retrocede in Eccellenza. I malossi di Mister R si giocano la salvezza giocando su 2 risultati su 3 da ottenere e si schiera con un abbottonato 3-5-2. Ritorno tra i pali per Stagos e difesa composta dal consueto trio Romeo De Marino Garofalo. A centrocampo rientra finalmente Andrea Basanisi, affiancato dai suoi scudieri Ziello e Di Palma. Sugli esterni conferme obbligate per Bandeira e Menichino, mentre in attacco il tecnico malosso si affida al tandem pesante formato da Talamo e Maletic. 4-3-3 invece per il Francavilla dell'eterno Ranko Lazic, che ha solo la vittoria come risultato utile. I lucani infatti si presentano nella boggia dello stadio San Francesco col tridente offensivo firmato Nolé, Rajkovic, De Marco. Pronti via e la Nocina va subito a un passo dal vantaggio con un'inzuccata di Maletic dal cuore dell'area di rigore, deviato da Maione in maniera provvidenziale. Al decimo arriva però l'inaspettata doccia fredda. Il Francavilla orchestra un buon possesso nella metà campo avversaria e Gentile pesca il jolly con uno splendido piazzato dal limite dell'area. La reazione della Nocina è immediata. Al 15° Maletic duetta con Talamo a ridosso dei 16 metri, con quest'ultimo che da buona posizione spara di poco alto. Il Francavilla si affaccia dalle parti di Stagos con un destro di Nolé. L'estremo difensore molosso respinge coi pugni. L'ultima parte di frazione vede il Francavilla in pieno controllo della gara, con una Nocina all'intervallo in svantaggio e bersagliata dai fischi. I giocatori rossoneri scendono in campo col fuoco negli occhi, che porta immediatamente al pareggio. Su una mischia accesa su un corner, Nicola Talamo è il più cattivo di tutti e con rabbia scarica il pallone, che vale il gol dell'1-1. La rete che varrebbe già la salvezza al termine degli eventuali 120 minuti carica a 1000 la squadra e tutto il San Francesco, che spinge i molossi in un tripudio che non si percepiva da troppo tempo. Gli uomini di Alessandro Erra colgono al volo l'invito dei loro sostenitori e al 72° trovano il gol del sorpasso. Garofalo si avventa su un passaggio sbagliato di Nolé, guadagna il fondo sulla sinistra, dà un'occhiata in mezzo e crossa col contagiri per Marco Maletic, che di testa spinge in porta il pallone del raddoppio. I rossoneri viaggiano finalmente sulle ali dell'entusiasmo e provano a legittimare il vantaggio ancora una volta col centravanti bosniaco, che si gira in bello stile e per poco non mette la parola fine all'incontro. Nonostante il forcing molosso, il Francavilla è ancora vivo e lo dimostra all'88° con un colpo di testa del neoentrato Bucolo, che manda la sfera clamorosamente sul fondo. I 6 minuti di recupero concessi da signor Silvestri di Roma 1 sono al cardiopalma, con la Nocina che lascia sul campo ogni respiro e tutte le energie residue. I molossi raschiano il fondo del barile, rischiano ancora di siglare il 3-1 con Maletic, ma al triplice fischio si portano a casa la cosa più importante, una salvezza quasi sperata, una vittoria che lascia finalmente spazio ai festeggiamenti dei protagonisti in campo e dei tifosi, che con i loro splendidi fuochi d'artificio salutano una stagione lunghissima, dannata e maledetta, ma che si conclude finalmente con il lieto fine.